buongiorno, buongiorno mister, buongiorno a tutti voi. Mister, come sta la squadra in vista della partenza per Terni? Settimana un po' tribolata, qualche acciacco l'abbiamo avuto, non sarà della partita, ma per le tre partite e forse quattro Mirkai, perché ha preso una botta e dopo c'è andato in cima, quindi adesso ha avuto una piccola lesione, quindi non dobbiamo rischiare per perdere i giocatori per lungo tempo. È chiaro che perdiamo per noi un'arma importante, però abbiamo un gruppo che deve sopperire a questo. Si è fermato Peter due o tre volte, si sono fermati qualche di un altro, quindi una settimana un po' diciamo acciaccati, però sappiamo che il campionato di Serie B è questo, dobbiamo non piangerci addosso, ma dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante. Andiamo a trovare una squadra che sulla carta non è da ultimo posto e quindi ci aspetterà un ambiente difficile dove vorranno venirne fuori e noi dovremo essere pronti a controbattere la loro forza per cercare di vincere questa partita loro. Buongiorno. Tite rientra? Tite è agli effetti del gruppo, ha fatto l'allenamento subito dal primo giorno di allenamento, quindi è recuperato al 100%. Questa Ternana, un punto in cinque partite, però una Ternana che sappiamo che è partita con l'handicap dei lavori in corso, quindi parte la presidenza, poi anche la formazione della squadra. Lucarelli ha lasciato una dichiarazione dicendo che praticamente si giocano in tutto, giocheranno tutto per tutto contro il Sud. Questo impone una revisione delle tue strategie, pensi di affrontare una Ternana con un atteggiamento guardingo, magari. Noi, non è che, noi facciamo delle strategie e molte volte vengono, come sono arrivate tutte queste, quindi abbiamo fatto le partite, perché credo che questa squadra qui abbia fatto quasi 10 punti sfuggiti all'ultimo secondo, quindi credo che le strategie abbiano funzionato veramente bene. Dipende poi dalla forza dell'avversario se te le fa permettere di farle in malo modo o bene. Se giocherà il tutto per tutto non lo so, so che è una squadra discreta, buona secondo me, ha dei giocatori importanti, specialmente nel reparto davanti e a centrocampo, è un allenatore che due anni fa ha stravinto il campionato, quindi li conosce, è partita con l'handicap, non merita però di avere un punto, le partite che ho visto non ha meritato questo punteggio, secondo me delle partite le poteva vincere, domenica era una anche di quelle che già il pareggio gli poteva andare stretto, e poi il calcio è fatto di episodi e ha perso alla fine, quindi troveremo una Ternana sì ferita ma non in disarmo come dà la classifica, attenzione, e quindi noi dobbiamo stare molto attenti, noi siamo in un buon momento e giochiamo secondo me un buon calcio fatto di triangolazione, di verticalizzazione, però troveremo un avversario che potrà metterci in difficoltà e dovremo essere pronti a metterlo, poi se giocano tutto per tutto, ma anche noi ogni partita ci giochiamo il tutto per tutto, perché sappiamo che non possiamo lasciare indietro niente, perché arriveranno dei momenti veramente difficili. Visto in allenamento hai provato molto lunetta alle spalle di Odobu, potrebbe essere questa soluzione? Sì, è una soluzione, intanto questa settimana abbiamo tre partite e diciamo di ruolo tre attaccanti e basta, e quindi devo stare attento anche a fare scelte perché tre partite, anche Odogo molte volte bisogna stare attenti e fargliele giocare tutte. Pecorino ha fatto la settimana così per problemi extra calcistici, quindi speriamo che abbia recuperato mentalmente più che fisicamente, e quindi dovrò valutare questo. Lunetta è una soluzione tipo Rover, quando lo metto sotto ha ancora più attacco alla profondità di Rover, a meno diciamo fraseggio nel cordo, non l'ha fatto penso in passato, ma ultimamente era uno che giocava sempre sull'esterno, quindi è un giocatore che si deve adattare, ma dall'inizio l'ho provato lì perché sapevo che poteva arrivare qualche situazione di questo genere, è un giocatore che ci potrà trovare alternative e dovrò essere in grado in queste tre partite di saperle sfruttare. Grazie. Alex. Prima hai parlato di strategie, con l'assenza di Mercai cambia un po' il tuo modo di interpretare le partite, insomma, ti manca il giocatore. Ti manca lo spacca partite, che ancora voi non avete capito, che ancora dicevate tutti i giorni, e deve giocare dall'inizio. Ecco, ha giocato, avete visto,
non è pronto per giocare dall'inizio per Kai. Cioè voi fate delle valutazioni, deve giocare, ha giocato? Bene, ha fatto tutte le partite, adesso troviamo. Non ha fatto la preparazione con noi. E questo è l'esempio lampante, che se un allenatore lo mette nel secondo tempo, valuterà le situazioni. In più aveva un'arma, secondo me, stratosferica, che adesso mi manca. Proprio perché questo giocatore ha delle caratteristiche che è uno spacca partite, che non ce l'abbiamo adesso. Per 3-4 partite. E quindi, secondo me, era giusto farlo partire così. Invece voi continuavate a dire, deve giocare dall'inizio. Ecco, adesso così non gioca dall'inizio per 4 partite. Vabbè, non hai giocato all'inizio. Se giocava all'inizio non facevamo neanche gli 8 punti. Così ve le dico bene. Così vi dico bene. C'è la controprova oggi che lui non era in grado di giocare più di 45 minuti. No, abbiamo detto che Pecorino ha avuto un problema extracalcistico pesante, quindi spero che si sia ripreso bene, che mi dispiace perché è un ragazzo molto sensibile, gli sono vicino e quindi deve stare con noi e capire che il calcio è anche gioia, e quindi vorrei che domani avesse anche una gioia personale, perché l'ho visto provato. E poi ho detto, Peters ha fatto un allenamento, il secondo non l'ha fatto, il terzo non l'ha fatto, ieri ho cercato di mischiare perché proprio questa caviglia ancora gli dà un po' di fastidio, mi dispiace che siamo andati anche nel sintetico, ma il campo è pesante, mi ha permesso di andare di là, poi ci dobbiamo abituare perché noi sappiamo che qui dopo un po' il campo diventerà duro, quindi dobbiamo andare là. Mi dispiace perché è un ragazzo che anche lui ci tiene tantissimo al suo Tirol e fa di tutto per fare gli allenamenti, però poi devo saperlo gestire. L'altro chi era? Ce n'era altri due. Vinetò ha dovuto levargli la partitina finale perché ha fatto tutte queste partite, quindi però è della squadra, cioè non è, sto parlando di questo quando dico problemini durante la settimana. E c'era Cagnano, che c'era anche Cagnano, che ha questo, non so se dire principio di pubalgia, vorrei farlo un po' troppo grosso, è il problema, cioè ogni tanto quando facciamo molte sterzate, navette, gli si infiamma qualcosa, e quindi anche lui il primo e secondo allenamento ha dovuto gestire, infatti è venuto un ragazzo della primavera e poi non avevo neanche convocato per Cosenza, e anche lui secondo me dovrà adattarsi al sintetico, perché un conto è fare le sterzate nell'erba, un conto è fare le sterzate nel sintetico che ti crea questo attrito. Però noi vecchi di ATA di Sutirol ci siamo abituati e gliel'ho detto ai ragazzi, perché anche oggi dovremmo andare nel sintetico perché il campo è pesante, non voglio faticare le gambe ai ragazzi. Francesco, quindi questa trasferta sarà l'occasione forse per vedere un Tight Bro a centrocampo, oppure credi di confermare? No, Tight Bro giocano. Tight Bro giocano, ieri l'ho provato e ho fatto anche molto bene. Sono un giocatore che si integrano bene, uno è tattico e uno è un po' più dinamico. Koffer secondo me ha fatto bene, domenica ha fatto una grande partita, poi ho detto come sempre ci sono dei momenti dove hai bisogno più di palleggio, ma Koffer non è di palleggio ma è più di rottura. È stato un primo tempo diverso rispetto a magari... Non ha fatto, secondo me ha fatto un gran primo tempo, poi ho detto... No, aveva, generale, sì, aveva fatto un... avevo bisogno un po' più di palleggio, e Leonardi su questo è molto bravo nel palleggiare, e quindi la coppia di Tite e Bro ci può... ieri l'ho provata e ha fatto molto bene, dico la verità, molto bene. Ho detto devo valutare da tante situazioni oggi nell'ultimo allenamento per vedere di Rauti può essere un'opzione dopo quella prestazione di Salò in cui ha fatto discretamente, sì sì, ha caratteristiche diverse a quelle che abbiamo nella nostra ruota. Rauti è un giocatore bravissimo nel tenere la palla a terra, ma non è uno che attacca molto la profondità rispetto a Mirkai, Lunetta, Rover, diciamo questi tre qui ultimamente, e quindi non vorrei che si schiacciasse troppo la situazione e quindi non avere lo sfogo. Poi dopo è un buon giocatore, ci darà una mano. Voi sapete come faccio io, ogni giorno cerco di mettere in campo quello che durante la settimana mi danno più sicurezze. Poi sono talmente bravi che i 5 che entrano ci danno una mano, e credo che i nostri 5 veramente ci hanno dato una grande mano, quindi sono entrati. Devo fare delle scelte, siamo in 20
metti tre di giocatore di movimento, toccherà uno, toccherà quell'altro. Adesso ci sono giocatori che giocano poco, ma io sono sicuro che avranno, come l'anno scorso, le loro possibilità. Se noi andiamo avanti con questa strada, sono convinto che raggiungeremo il nostro obiettivo del mantenimento della categoria. Se andiamo a cominciare a dire io devo essere titolare, io di qua, noi non ce lo possiamo permettere, come tanti, non solo noi, per l'amor del cielo, e anche tutte le squadre non ce lo possono permettere di avere problemi. L'ultima, se paragonando questa stagione a quella dell'anno scorso, è chiaro ed evidente che questo principio di campionato che regala un po' di tranquillità mentale dal punto di vista della classifica, insomma. A me non tanto. No, di livello di punti, no, certo. Può essere, come la interpreti, può essere uno svantaggio rispetto quasi alla situazione dell'anno scorso, il fatto di poter... No. Non hai paura di un rilassamento, di un qualcosa? Beh, chi si rilassa con me sa che va a casa, specialmente per il rispetto che ho per su Tirol, per la gente, per la mia società, per voi stessi, quindi di rilassamento, come se io adesso vengo qua al campo, diceva vabbè, ma l'anno scorso... No, chi si rilassa con me sa che trova pane per i suoi denti, quindi... No, io sono convinto che questa squadra è molto giovane e più siamo in tranquillità, più i giovani si possono esprimere con libertà, spregiudicatezza. Se sei in difficoltà, molte volte i giovani tendono a essere un po' più conservativi. Quindi io credo che avere 8 punti sia un grande bottino e ci permette di ogni giorno di mettere qualcosa di diverso dentro alla squadra, perché i giovani poi recepiscono molto bene. I vecchi ormai sanno quello che io voglio, quindi i giovani. Il processo di crescita di quest'anno è stato molto veloce, perché abbiamo lavorato moltissimo in ritiro e secondo me sono stati bravi a smaltirlo subito. Adesso stiamo cominciando a mettere. Non siamo ancora nell'ottimale, perché sento le altre dire ancora noi, ma neanche noi. Ancora noi qualche piccolo difetto ce l'abbiamo, specialmente in fase difensiva ce l'abbiamo. Infatti questo posso? E questo vuole, siccome tu dopo hai aggiunto il fatto che Vinetò non è che non sta bene, però sta recuperando, no? La mia domanda è, abbiamo visto l'allenamento ieri, Cuomo, ho visto che poi a fine allenamento gli hai parlato abbastanza, c'è un ballottaggio per quella maglia oppure ci potrebbe essere addirittura una variazione sul tema con il ritorno di Cuomo? Oppure rimane Vinetò? Secondo me Cuomo per recuperarlo devo metterlo dentro. Quindi ieri ho cercato di dargli una corsa. Vinetò secondo me ha fatto delle grandi partite, è stato uno sempre dei meglio. Però devo poi recuperare Vinetò. Come faccio a recuperare Cuomo? Devo cercarli come ho dato agli altri minutaggio, così penso che in queste 3 partite che ci siano, Cuomo deve giocare. Domani? Può essere, perché poi se non li facciamo giocare questi ragazzi dici come faccio a prendere il ritmo partita? Quindi credo che Vinetò, io lo ringrazierò sempre per cosa ha fatto l'anno scorso e ho cercato di tenerlo e lui è rimasto ben volentieri e sono felicissimo. Ha fatto queste partite benissimo, devo recuperare in questo momento Cuomo, che poi sia questa la partita, poi che sia la ripartita di Vinetò, ci sta. In questo momento la fase, diciamo, di dietro ancora dobbiamo trovare un equilibrio ben preciso come era l'anno scorso, che non si troverà mai più, però forse una via di mezzo riusciremo a trovarla di qualche partita che non prendiamo qualche gol, dai. Apostolo. Sì, okay. Cuomo l'abbiamo preso anche perché credo che sia un giocatore che ci possa dare quella... verve che ci mancava quando ci avevamo dentro altri giocatori, ecco. Alex, sì. La squadra come ha reagito a questo pareggio all'ultimo, no, alla presenza mentalmente anche ci rimani male per un'oretta o due, è normale che al 99esimo non è che c'erano, perché c'è stato il culimbre, quindi non sto parlando che non erano giusti i 9 minuti di recupero, ci rimani male, poi vai a vedere, con lo Spezia l'avevamo fatto noi l'85esimo mi sembra. No, 95esimo. Beh, un po' prima. Vabbè, non lo so adesso, quindi fa parte del calcio. Chiaro che, vista la partita di Cosenza, penso che la partita ormai doveva essere chiusa.
Se volete, volete che sia sincero. C'è stato qualche problema di forse di anche di buttare, cioè non è stata gestita la palla bene, secondo me, in tanti contropiedi in cui poteva essere fatto abbiamo passare avuto, molto più tempo. Questa settimana abbiamo il mercato è stato forse secondo me tre volte questa fase. Tre volte e due Lonardi. Noi abbiamo avuto 5 ripartenze per fargli male. Ma secondo, anche per far trascorrere molto più tempo. Sì, abbiamo perso la palla in uscita, va bene. Allora, il fatto del gol non è colpa della squadra, è un fatto, perché poi Mazzocchi, bisogna dire, ha fatto un grandissimo gol, cioè non è che c'è stato un errore di... L'unico rimpianto che ho io, e non ho paura di dirlo, forse in quel momento lì dovevo fare un altro cambio, non togliere un giocatore da là ma metterlo di qua. Ma siccome quando siamo andati dentro avevamo detto che dovevamo fare una rotazione e non l'abbiamo fatta, pazienza. L'allenatore si prende le sue responsabilità, non ha paura, cioè, di dire forse che mancavano 50 secondi, bisognava stare così, finita. Però era un momento dove avevamo rischiato già tre volte, ho detto gli spezzo il ritmo. Adesso è facile dire, non bisogna fare. Però l'allenatore non ha problemi, cioè, su questo non ha problemi. È chiaro che ci doveva essere una comunicazione un po' più rapida in una situazione di campo, che l'abbiamo analizzata bene al video e abbiamo capito.